Quando parliamo di spotting parliamo di una perdita di sangue, di una modesta perdita di sangue uterina, quindi in genere di colore rosso scuro, brunastro, e non ci riferiamo alle perdite invece biancastre, più mucose, che o si verificano fisiologicamente nel corso del ciclo mestruale di una donna, oppure in alcuni casi possono essere associate alla presenza di infezioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione assolutamente innocua, nonostante ciò è opportuno, se la condizione dovesse persistere nel tempo, verificare la non sussistenza di condizioni ginecologiche e patologiche che potrebbero esserne la causa, come per esempio la presenza di polipi cervicali o polipi all'interno dell'utero, di fibromi o di infezioni. Nella maggior parte dei casi lo spotting si verifica in donne in età fertile, quindi al di sotto dei 45 anni, ed è associato a delle condizioni che da un punto di vista ormonale interferiscono con quello che è l'equilibrio del ciclo mestruale. Per esempio può verificarsi in casi di condizioni di eccessivo stress, piuttosto che in situazioni in cui si verificano dei disturbi alimentari, o in donne affette da obesità. Frequentemente lo spotting può essere associato o verificarsi nei primi mesi di assunzione della pillola contraccettiva, quindi di un estroprogestinico, frequentemente quando le pillole contraccettive assunte sono a basso dosaggio ormonale, a basso dosaggio estrogenico. In genere questo si verifica nel 10% dei casi, è un fenomeno che interessa i primi mesi dell'assunzione e poi si risolve in maniera spontanea. Nei casi in cui lo spotting dovesse essere persistente, recare quindi un disagio alla donna, una alterazione della sua qualità della vita, è opportuno comunque rivolgersi ad un ginecologo per una visita ginecologica, soventemente accompagnata anche dall'esecuzione di un'ecografia. In alcuni casi lo spotting può essere il segnale di un'alterazione preneoplastica o neoplastica a livello del tratto genitale femminile. Possiamo dire che nella maggior parte dei casi il fenomeno dello spotting è assolutamente innocuo e si autorisolve col trascorrere dei mesi. Se dovesse persistere, essere di notevole intensità e arrecare disagio, disturbo alla qualità della vita della donna, è opportuno consultare il ginecologo, che potrà dare una diagnosi accurata.